Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Clizia Incorvaia e Paolo Chavarro si sono sposati. La coppia ha pubblicato le foto del matrimonio, celebrato a Forte dei Marmi, in Toscana. Sono le 20:40 di venerdì 12 luglio quando la sposa, lunghi capelli biondi, abito candido e bouquet celeste, raggiunge lo sposo al gazebo sulla spiaggia tra due ali di invitati. Dietro le apuane, davanti il mare. Il sole occhieggia gli ultimi raggi ambrati. Un violino risuona. Lui la bacia sulla fronte, incorniciata da due treccine imperlate. La cerimonia ha inizio, presenti alle nozze Eleonora Giorgi e Massimo Chavarro, mamma e papà dello sposo. Clizia invece ha scelto di avere accanto una damigella speciale, sua figlia Nina, di 8 anni, nata dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina. Clizia Incorvaia aveva infatti spiegato a Verissimo: «Non avrò damigelle all'americana, la mia damigella sarà Nina e nostro figlio Gabriele sarà il paggetto». Paolo Chavarro aveva spiegato anche la scelta di sposarsi in un momento così difficile della sua vita, segnato dalla malattia della mamma che sta lottando contro il tumore al pancreas. «Ho parlato con mia mamma e lei vuole questo matrimonio. Mi sposo perché voglio che mia mamma sia al mio fianco e anche lei vuole essere al mio fianco in questo giorno». Sono le 20:40 di venerdì 12 luglio quando la sposa, lunghi capelli biondi, abito candido e bouquet celeste, raggiunge lo sposo al gazebo sulla spiaggia tra due ali di invitati. Dietro le apuane, davanti il mare, il sole occhieggia gli ultimi raggi ambrati. Un violino risuona. Lui la bacia sulla fronte, incorniciata da due treccine imperlate. La cerimonia ha inizio. Non c'è che dire. La scenografia naturale è stata all'altezza del matrimonio dell'estate, quello tra Clizia Incorvaia e Paolo Chavarro, il 12 luglio, sulla spiaggia del Maitò di Forte dei Marmi. Una cerimonia attesa dai fan della coppia, super annunciata sui social. L'ultima traccia da nubile, la penultima è stata in lingerie bianca, Incorvaia l'aveva lasciata giovedì sera, prima di andare a dormire. Tisana e occhiaie. Vado a nanna. Domani sarò con il mio punto, e la faccina con la corona e una stella. Il suo principe scintillante, Chavarro, dalla serata di venerdì 12 luglio è suo marito. Anzi, per la precisione da giovedì 11, quando la coppia, 43 anni lei, 32 lui, si è unita ufficialmente in matrimonio nel municipio di Forte dei Marmi, celebrante il presidente del consiglio comunale, Michele Pellegrini. Per tutti però, per loro soprattutto, nell'album di nozze finiranno altre foto, quelle della spiaggia dell'esclusivo Beach Club Versiliese, addobbata di bianco, di ortensie lilla e di candele, tra lacrime d'emozione, un'atmosfera che trasudava romanticismo e una più terrena. 120 gli ospiti, tra i quali molte celebrities di ieri e di oggi, a partire dai genitori dello sposo, gli attori Eleonora Giorgi, che ha accompagnato il figlio all'altare, e Massimo Chavarro. E poi ex concorrenti del Grande Fratello, dove gli sposi si sono conosciuti, tra cui Edoardo Tavassi, compagno di Nicole, sorella della sposa, e il fratellastro di Paolo, Andrea Rizzoli. I parenti e gli stessi sposi sono arrivati da Viareggio, alloggiano al Principe di Piemonte, stessa proprietà del Maitò. Clizia è stata di parola. Rispettate le anticipazioni date su Instagram. Dai due abiti da sposa firmati dalla stilista israeliana Galia Lahav, le cui creazioni di haute couture si aggirano sui 10.000-15.000 euro. Paolo ha scelto invece il marchio Lubiam con il brand Luigi Bianchi Cerimonia, a damigella e paggetto. Nina, 8 anni, avuta con Francesco Saracina, e Gabriele, 2, nato dall'amore con Paolo. Gli ospiti si sono scambiati due rose, un rito che rinnoveranno ogni anno, custodendo quelle secche a ricordo dell'anno trascorso insieme. Dopo la cerimonia, il banchetto a base di pesce. Auguri agli sposi! Se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.